sua dotazione istintuale. D'altro canto, credo che se qui ci sono tante persone, a qualcuno sarà capitato, quando un cane ha sete, il mio cane, cioè, ho avuto un cane che quando aveva sete aveva la ciotola di metallo, quando aveva sete andava lì con una zampa e faceva petetem, 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 che voleva dire ho sete, in questo caso, no? Perché non ha le capacità nostre. Trasmetterlo ai propri figli, trasmetterlo culturalmente, no, direi in linea di massima, questi animali domestici, no. Al massimo un cucciolo che sta a vedere cosa fa il padre, una madre, imparerà qualcosina, ma mica tanto. Con gli scimpanzé, che sono sempre, diciamo, animali molto intelligenti che hanno studiato, ci sono fatti molti esperimenti di vari livelli, molto discutibili e così via. Adesso non posso dilungarmi, ci vorrebbe una conferenza, ma però uno scimpanzé è in grado di apprendere, siccome non ha capacità di imitazione vocale e verbale, ma ha molta capacità di imitazione gestuale, sono in grado di comprendere il linguaggio gestuale dei sordomuti. E allora questo lo usano, dialogano, e questo qui un pochino lo trasmettono da una generazione all'altra. Perché in questo caso, e qui sto parlando di un animale selvatico allevato, per cui erano quelli che sarebbero tabù, ma lì è un laboratorio, è una cosa diversa, lì c'è anche un po' di trasmissione culturale, però erano gli scimpanzé. Scusate, speravo che la mia voce arrivasse anche fino a là. Comunque volevo semplicemente chiedere riguardo ai sentimenti degli animali domestici. Ai sentimenti? Sì. E come riuscite a capire che si provano sentimenti? Se i sentimenti? Sono. Sì. La parola è sentimenti, sì. La parola chiave. Allora, prima di tutto, gli scienziati sono delle persone molto difficili da accontentare, però io direi, se uno ha un cane, ma se lo guarda, ma non si rende conto se il cane è contento, se ha paura, se è arrabbiato, cioè il cane, che è un animale sociale, ha una capacità comunicativa così strepitosa che non ci vorrebbe neanche uno scienziato per dire che il cane ha dei sentimenti. Il cane ha una quantità pazzesca di sentimenti, molto più dell'uomo, proprio perché è un animale con una forte dose di emotività. Il problema casomai è un problema linguistico, perché purtroppo la nostra evoluzione culturale ci ha fatto evolvere dei nomi che in origine servivano e che ancora servono per descrivere i sentimenti umani. Quando io dico il mio cane mi ama, che cosa dico? Gli attribuisco la capacità umana di amare, oppure lui mi ama da cane? Questo qui, di non avere una nomenclatura per i sentimenti delle altre specie, in qualche modo umanizza gli animali. Perché il cane che mi odia, il cane che mi ama, il cane che mi teme, il cane che mi vuol fregare, tutte queste cose qui. Io utilizzo dei concetti che si sono culturalmente evoluti per dei comportamenti umani e li trasferisco in un'altra specie. E questo è un problema molto difficile da risolvere, però delle volte non è neanche importante risolvere. Basta sapere che quando dico il mio cane mi ama, è diverso che se mi ama mio figlio o mia moglie, mi ama da cane. Professor, ci sente? Meno male che c'è lui, se no io non rispondevo a niente quasi. Professore, per favore, la frase tu sei un asino, nel senso che sei ignorante, è solo un brutto luogo comune, cattivo anche, o corrisponde in parte a verità? Grazie. La frase tu sei un asino, sì, corrisponde a verità o è solo un'ingiuria che si fa in merito? No, è assolutamente un'ingiuria, è assolutamente l'ingiuria. Perché l'asino ha capacità intellettive molto raffinate, più del cavallo direi, diverse, ma è un'altra specie per cui diverse.
Mi ricordo una frase che, cioè, il problema è anche questo: gli asini vengono, diciamo, cioè, considerando che gli asini sono testardi e sono cose del genere, vengono trattati molto razzamente e puniti. Se io un asino lo picchio, se l'asino ha paura di me, come qualsiasi, un bambino, un essere umano di qualsiasi tipo, il cane e così, quello diventa, non capisce più niente a un certo momento, perché un essere vivente, per poter manifestare la sua intelligenza, la sua capacità di ragionamento, deve essere tranquillo. Se io, infatti, recentemente, non tanto con gli asini, ma con i cavalli, che anche si dice venivano domati a suon di botte e cose del genere, e quelli subiscono e diventano degli schiavi, se io lo tratto bene, quel libro che è un romanzo, ma però dopo dietro c'è tanta verità scientifica, L'uomo che sussurrava i cavalli, se un cavallo lo tratto con dolcezza e lo rendo collaborativo, io ottengo qualche cosa di meraviglioso, perché ottengo un animale rilassato che ha il piacere di fare qualche cosa per me, il che avviene per tanti animali, cioè la sottovalutazione dell'intelligenza animale gli dice bisogna trattarli da bestie, e sei tu la bestia che li tratti in quel modo, scusatemi se uso questo, bisognerebbe proprio capire, questo non dovevo dirlo, no, mi è scappato. Quindi dire a un ragazzino che è un asino non è un insulto. No, non è un insulto, anche se viene usato, ovviamente, viene usato come insulto. Anche l'oca, se leggete i libri di Lorenz sulle capacità intellettive dell'oca. Vi voglio dire, scusate, dico ancora due parole, che fa molto comodo, adesso mi è venuto in mente a proposito dell'oca, fa molto comodo, è molto, diciamo, non sapere che l'oca è molto intelligente, che il maiale ha una raffinatezza di intelligenza e di sentimenti come un cane o più di un cane, perché dopo faccio un po' fatica a mangiare le bracciole, è meglio non sapere in qualche caso. Questo non è un invito, non è un invito a diventare tutti vegetariani, è un invito a trattare bene gli animali e a mangiare meno carne, che mi sembra più sensato. Sì, la mia domanda riguarda il linguaggio degli animali tra di loro e parte da questa semplice osservazione. Se io ascoltassi alle mie spalle un gruppo di giapponesi o un gruppo di cinesi o di arabi o di popolazioni africane di cui io di quelle lingue non conosco assolutamente niente, però sono altrettanto certo che hanno parole, frasi, esprimono contenuti, né più né meno che come noi. Allora, ciò che io percepisco tra queste popolazioni, un linguaggio che è solo un insieme di suoni, mi fa pensare che gli animali tra di loro abbiano un linguaggio molto più evoluto, semplicemente che noi non lo conosciamo. Quindi si riferisce al linguaggio. Dimmi che è meglio, facciamo una verifica. Dimmi. Il linguaggio, noi non conosciamo i linguaggi di molte popolazioni che pure sono evoluti quanto il nostro. Sì. E così come facciamo a giudicare il linguaggio degli animali e in che misura gli animali hanno un linguaggio? Sì. E ritengo che pensi, non è che noi non riusciamo a capirli, ma loro hanno un linguaggio altrettanto articolato come il nostro. No, cioè esiste una branca dell'etologia che studia il linguaggio e ha le sue metodologie. Credo che la metodologia più semplice e più, tutto sommato, più usata è quella che funziona molto bene, soprattutto quando la comunicazione animale è di tipo vocale acustico, diciamo, che utilizza suoni, è quella di registrare questi suoni e poi rispedirglieli e vedere la risposta comportamentale sulla base di questi. In questo modo si fabbrica una sorta di vocabolario, questo tanto per dire. Poi è chiaro che ogni specie ha un certo tipo di comunicazione, tanto più una specie è sociale, tanto più la sua comunicazione è ampia, perché è ovvio, insomma, se un animale sta da solo non avrà evoluto grandi capacità comunicative, e comunque questo è quello che si sa.
di conseguenza non esiste specie animale che